Il primo brano composto e presentato questa sera si intitola Tulai. Dirige il maestro Manuel Pramotton. Grazie. Thank you.
Il prossimo brano si intitola Jambatan. Dirige il maestro Manuel Pramonton. A voi la Sfom Jazz Orchestra e Cesarius Gagina. Grazie. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, buonasera. Je sais pas, peut-être, je peux, hein, parce que je peux pas parler italien. Plusieurs mots seulement, mais je vais l'exprimer même en français. Alors, tous les projets, ça c'est autour de bridges. Bridges, le pont. Alors, premier morceau, ça s'appelle Too Late. Ça veut dire, bien sûr, le pont. Ponte. Le deuxième morceau, ça c'est Jambatan. Ça veut dire aussi ponte. Le troisième morceau, ça c'est aussi ponte. Le quatrième, c'est aussi ponte. Le cinquième, c'est aussi ponte. Le sixième, ça c'est Upgrade. Qui ça veut dire aussi ponte, mais je ne sais pas dans quelle langue. Manuel Tramonton. Manuel a fait cet arrangement parce que j'avais écrit seulement les petites lignes, lignes à musique, seulement une ligne, et Manuel a fait tout. Aussi écrit mon solo, j'avais joué le solo écrit par Manuel. Alors, Manuel Tramonton. Merci beaucoup. La mia presentazione sarà molto breve. Il titolo del prossimo brano si intitola Zubia, diretta, come avete sentito, da Manuel Tramonton. A voi, grazie.
Thank you.
Il prossimo brano, anch'esso composto da Cesaio Sgargina, si intitola Pod. Dirige Manuel Tramontol. Grazie. Oh. Thank you.
Mille grazie, mille grazie. Mille grazie. Et maintenant, je pense que c'est le dernier morceau aujourd'hui, qui s'appelle Upgrade. Nous avons besoin de votre aide. Alors, est-ce que vous pouvez chanter Upgrade? On va faire une petite répétition. Upgrade! Upgrade! Ok, encore une fois. Upgrade! Vous êtes plus fort que ça, c'est celui-là. Ok, alors, une fois. Un, deux, trois, et! Upgrade! Aussi, avec les gens qui sont là-bas, oui, tout ça, ça, ça va. Un, deux, trois, et! Upgrade! Oh, c'est super chouette, c'est très bien, oui. Ça va? Ça se suffisamment, Manuel? Ça va, ok. Je voudrais dire que j'avais rencontré Manuel donc 2008, qui j'avais engagé lui pour jouer dans le European Saxophone Ensemble, qui est un culturel ambassadeur de l'European Union. So, il a représenté l'Italie très bien, bien sûr, parce qu'il est super bon musicien. J'avais lui donné pour une semaine la nationalité belge parce qu'il était aussi représenté Belgium, donc Belgium Saxophone Ensemble. Nous avons joué concert à Bangkok et Singapour il y a 3 mois ou quelque chose comme ça. Et nous avons bu dans le Sky Bar in Bangkok Italian Beer. Ça c'était ça. Alors Manuel, ça c'est double nationalité, le belge et l'italien. Ok, due parole, non sono molto bravo insomma, nel raccontare cose e dire cose, ma ci tenevo in particolare a ringraziare ovviamente voi che siete rimasti qui, nonostante la serata abbastanza impegnativa e lunga, noi insomma, voi avete visto adesso la fine di un percorso che è durato dei mesi e che ha fatto crescere tutti quanti i ragazzi, ma soprattutto me, insomma un'esperienza meravigliosa che abbiamo costruito in questi mesi in quali abbiamo lavorato sui brani che Cesarius ci ha inviato e ha composto. Insomma, quindi volevo ringraziare di cuore, ma veramente con il cuore in mano, tutti i ragazzi di questo meraviglioso ensemble, veramente. Grazie. Sono stati mesi intensi, ma è stato veramente meraviglioso, ogni volta era una sorpresa lavorare con loro. E ovviamente ci tenevo a ringraziare insomma, il maestro, ma soprattutto ormai da un po' di anni è diventato un carissimo amico. E sì, volevo Cesario, insomma, thanks a lot for coming. Wow. E questo è un ringrazio anche la Federazione per averci dato questa opportunità, la possibilità di condividere questo palco in questo bellissimo posto, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in qualche modo e hanno reso possibile questa serata, e grazie ovviamente anche a tutti voi. Ciao! Ciao! Sì, se vi è piaciuta la musica che abbiamo suonato e soprattutto avete trovato sicuramente così interessante la persona, oltre che la musica di Cesarius, all'uscita potete trovare dei suoi album che ha registrato con molti progetti diversi, insomma, quindi check it out. Ciao! A me non resta che ripetervi il titolo dell'ultimo brano, Upgrade, e ringraziare la SFOM Jazz Orchestra e il maestro Manuel Pranton, e in particolare Cesarius Gagina e le sue evocative e meravigliose composizioni e la meravigliosa esecuzione. Grazie, grazie. Mm-hmm.
Bacino Imbrifero Montano, al Conservatoire della Valle d'Aosta, in particolare a De Fisio, alla Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, che a diverso titolo e nei modi più consoni alle loro peculiarità hanno sostenuto con impegno questo festival des Harmonies Val d'Autun. Come dimenticare inoltre tutti i mezzi di informazione che hanno saputo dare risalto a questa nostra kermesse. E poi a coloro che hanno lavorato con noi in ogni momento, Hervé, Ivan e tutto il personale del teatro, Francesca, Massimo, Luca e quei membri delle bande che hanno rappresentato la forza del volontariato grazie alla quale la nostra macchina organizzativa è stata posta in condizione di funzionare nel migliore dei modi, speriamo. Un mio ringraziamento particolare a Giancarlo Telloli che ha seguito con attenzione l'organizzazione e noi presentatrici. Ma l'ultimo più caloroso ringraziamento va a tutti voi e vi ringrazio, fatevi un applauso perché siete stati tanti, avete seguito le bande, le filarmoniche della Valle d'Aosta, apprezzandone i successi, sostenendole nelle difficoltà, sottoponendovi in qualche caso a lunghi viaggi anche per venire ad ascoltarle in questo quarto Festival des Harmonies come in tante altre occasioni. A questo punto che dire, non ci rimane che prendere con tutti voi un appuntamento preciso. Arrivederci al quinto Festival delle Bande Musicali Valdostane nella primavera del 2018. Grazie, grazie a tutti, grazie. Buonasera. Wow. 77, upgrade. Wow.
Sì, subito. Thank you.